come di consueto, cari amici, oggi pomeriggio abbiamo deciso, io e il Mauri, di fare un'indagine all'Idroscalo Milano. È qualcosa di nuovo. Naturalmente all'inizio dell'anno parlavamo di fare nuove cose, presentare qualcosa di nuovo. Questo può essere uno schema anche nuovo, guardare la realtà con mano, Mauri, piuttosto che per sentito dire. Esatto, cioè, guarda là, c'è uno che fa canottaggio. Adesso finalmente è aperto fino alle 21 di sera l'Idroscalo di Milano, quindi pomeriggio fino a sera, diciamo, pomeriggio, possiamo fare un'indagine tocca con mano di com'è realmente l'Idroscalo Milano, non per sentito dire, ma vederlo proprio di persona. Quindi Gennaro Giulmini, youtuber Mauri. Ma iniziamo, Mauri, così si parte. E anche di qua, Mauri, bel posto, io prendo la borsa. E c'è uno che fa canottaggio là. Wow! Possiamo fare anche uno zoom. No. Beh. Quella conosci meglio, fai il zoom. Ecco, cari amici, canottaggio all'Idroscalo. Canottaggio all'Idroscalo, cari amici. Si è fermato. Bene. Bene, Mauri, si continua. Okay. Qualcosa più felice di qualcosa semplice. Una passeggiata molto molto semplice qui a Milano, però periferia est di Milano, vicino all'aeroporto Linate, Idroscalo di Milano. Fu costruito inizialmente, evidentemente allargando qualche piccolo lago, anche proprio per gli idrovolanti, cioè gli aerei che planavano sull'acqua, e successivamente fu mantenuto, anche quando gli idrovolanti furono utilizzati di meno, fu mantenuto anche come, appunto, diciamo, mare di Milano, dicevano i milanesi, cioè un bel lago anche volendo per andare a farsi un bel bagno. E lì infatti troviamo la paperella che si fa una bella nuotata. Bene. Si continua, Mauri, si continua, andiamo da quella zona di là. Sì, andiamo, tanto io esprimi dei... poi, tanto per cambiare, avevo messo la sveglia stamattina alle 7 del mattino, poi mi sono svegliato un'ora prima alle 6, magari per abitudine. Guarda, però che ci sono gli aerei che si alzano. È un bel aereo da Linate. C'è odore salmastro di acqua di mare. Sì, ma per questo un po', sì, c'è un profumo d'acqua di mare. E infatti c'era avevo notato qualche vongola, non so adesso dove potrei prenderla, infatti. Però avevo visto qualche vongola. Vongole. Eccola, cerco di prenderla. Guardate, cari amici. Allora, la vongola dentro non c'è. Però era una vongola, naturalmente queste vongole poi le mangiano gli uccelli d'acqua, però assolutamente anche dall'altra parte, sia interna che esterna, vedete, avete la prova, avete la prova, ci sono le vongole, incredibile. Le vongole qui all'Idroscalo, le vongole infatti sono più di acqua salmastra di mare. E perché poi sentiamo il profumo di mare? Perché c'è una differenza tra mare e lago.
Qual è la differenza tra mare e lago? Che il mare, l'acqua rimane lì e quindi diventa salmastra, diventa piena di sale. Il lago, l'acqua defluisce perché c'è l'emissario, defluisce via e quindi non salinizza mai, e per questo motivo l'acqua di lago non è salata, è dolce. Mentre invece all'idroscalo io ho l'impressione che l'acqua sia più salmastra, più salata, perché si dà il caso che l'idroscalo non ha assolutamente uno sbocco di un fiume che porta via l'acqua. È un canale artificiale. E questo fa sì che rimane più salata l'acqua. Un artificiale creato per gli idrovolanti durante gli anni 20, poi pian piano comincia lui. Ma che bell'aereo, se riesco a inquadrarlo. Ecco. Wow! Un aereo all'Italia, o mi sbaglio? Ma mi sembra l'Italia. Qua fanno canottaggio. Benissimo, cari amici. Zona di allenamento. Cioè, è venuto su il vento. Io cerco di coprire dal vento. È venuto un forte vento. Che dicevi, Mauri, degli anni 20? È stato usato durante la guerra, facevi per l'atterraggio dei idrovolanti. Poi pian piano è stato utilizzato, finita la guerra, è stato utilizzato come posto per andare a passare le belle gite. Sì, ancora un aereo. Ah, ma bene. L'uccellino lì. Matti, carino. Ah, per ieri mi scappato, bella tranquilla, salì. Vieni qua. Vieni. Vieni che c'è l'oggetto che ti aspetta. Vieni. Dall'oggetto. Mauri, la natura. Bene. Sì, ma è la natura. È da calendario, non è che noi pretendiamo. Sì, bellissimo, bellissimo. Sì. Immagine che volevamo avere, la natura dal vivo. Noi abbiamo fatto un'indagine all'idroscalo e così si presenta, la natura dal vivo all'idroscalo Milano. Mauri, allora prendi me. Ho già chiuso perché ho voluto riprendere un piccolo dettaglio. Ci avevamo promesso la natura dal vivo, la stiamo proprio presentando, un'indagine all'idroscalo Milano. Cosa c'è dietro Milano? Però non per sentito dire, ma per visto di persona. Stiamo trovando belle cose. Sì, Mauri, infatti belle adesso cose. Ci dobbiamo allontanare un pelino. Sì, ma troveremo anche magari delle altre. Facciamo un po' ancora, vediamo un po' la paperella. Cosa ci regala? Perellina. Ah, ma è un germano reale questo! È vero, un germano reale. Cari amici, ricordare un germano reale. Benissimo. Un germano reale, va. Fantastico. Sì, lui è qui. Dovrebbe essere un maschio, eh? Sì, dovrebbe. Sì, ah no, assolutamente un maschio, perché la livrea verde la femmina non dovrebbe averla.
cari amici, sembra di stare nei fiordi della Svezia, fiordi anche svedesi, nord europei. La sensazione è la stessa, eppure siamo all'idroscalo. E cari amici, qua il buon vento, fantastico, in questo luogo fantastico, anche con i germani che continuano la loro traversata. Avevo ripreso facendo lo zoom. E quindi Mauri, siamo alla Gatta delle Vergini, all'idroscalo di Milano, siamo qui, adesso abbiamo fatto un po' di ripresa alle paperelle, ai germani, così anche dei piccoli, è molto interessante, il sole sta calando e quindi... Voglio raccontare anch'io la storia perché porta bene, benissimo, chiamato la Gatta delle Vergini, la gatta interna che vediamo qua, perché io ho l'impressione che... proprio sia stato nominato così perché il ragazzo sui 21 anni, una volta si faceva la maggiore età a 21 anni, venivano a questo laghetto a farsi il bagno e i ragazzi cercavano insomma una buona fidanzata con le maniere naturalmente del 1900, siamo dal 1920 in poi, quindi con le buone maniere pacate, cercando una fidanzata, magari alla Gatta delle Vergini sapevano, c'erano delle buone ragazze che cercavano marito, era interessante. Speriamo che ci porti fortuna per un futuro. E qua bellissimo, di nuovo i germani, qualcuno vola, qualcuno va. Lì il sole sta calando e quindi la Gatta delle Vergini. Il sole è già dietro gli alberi. Continuiamo, cari. Ok. E cari amici, con questa ripresa vi salutiamo dal bellissimo idroscalo di Milano, il mare dei milanesi. Siamo venuti a fare l'indagine a Gennaro Giulmini, youtuber Mauri, per constatare se veramente fosse così, se veramente fosse il cosiddetto mare dei milanesi. In che senso? Vedere di persona, perché si racconta tanto sull'idroscalo, certo, perché fa parte proprio della zona, è la periferia est di Milano. Si racconta tanto, ma a vedere si vede poco, se non si viene qua non si può constatare di persona. Certo. Siamo venuti qua di persona a farvi assaggiare l'idroscalo di Milano. Bellissimo posto, aperto dal mattino alla sera gratuitamente, incredibile e gratis, perché non dite, vabbè, naturale, ormai non c'è più niente, non c'è più gratis. Paga quindi tutto. È una cosa gratuita, è da prendere al volo. E qua facciamo un po' di panoramica, Mauri. Concedetemi questa panoramica, cari amici, troppo bella veramente. La papera è troppo bella. Ecco, la coppia perfetta. Bene, salutiamo allora. Benissimo, salutiamo. Ragazzi. Interessante. Qualcosa di diverso, cari amici, fare un'indagine a capire il retroscena di una città, no? Quindi una bella area verde attorno alla città di Milano, capire veramente come fosse. Giusto. Come fosse. Okay. Quindi Gennaro Gelmini e youtuber Mau, questa arte è bellissima, sono riuscito a far vedere cose fantastiche. Ciao, cari amici. Siamo vicini all'aeroporto. Sì, ed è fantastico
guardate i panorami, e dicevamo prima sembra proprio di stare, beh, per le cose belle non ci vuole tanto volendo. Ciao cari amici, le cose belle sono un passo da voi.